Buongiorno, bentrovati, appuntamento di sabato 27 agosto 2016 con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa che anche oggi, come nei giorni scorsi, ovviamente dedicherà ampio spazio alle note, alle vicende del terremoto. Tra l'altro oggi in Italia è giornata di lutto nazionale, ci saranno i funerali ad Ascoli Piceno dinanzi al Presidente della Repubblica Mattarella e al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, funerali delle vittime marchigiane del terremoto. Parleremo di questa tragedia, dei giorni che vedono impegnati i volontari in queste ore sempre più nelle zone terremotate del Lazio e delle Marche. Lo faremo con un gradito ospite che abbiamo in studio, Mauro Dubaldo, presidente del CIVES di Teramo. Buongiorno Dubaldo. Buongiorno. Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito, anche perché queste sono ore, sono giorni di gran lavoro per voi sia in Abruzzo come coordinamento e sia nelle zone terremotate. Dubaldo, tra l'altro voi già poche ore dopo il sisma eravate con i vostri uomini nelle zone del terremoto. In quella tragica mattinata, nelle prime ore, abbiamo fatto una ricognizione nelle zone intorno a Teramo e nella zona di Montorio. Il vice sindaco di Montorio alle 5 mi aveva contattato chiedendomi di fare una ricognizione con dei volontari unitamente alla Polizia Municipale di Montorio in località Faiano, dove avevano delle segnalazioni di crolli. Per fortuna i danni erano stati limitati al crollo di un fabbricato disabitato e alla caduta di cornicioni. Tranquillizzata la popolazione, ci siamo recati e abbiamo fatto un giro per Teramo, per le frazioni. Abbiamo trovato gente spaventata per strada che ci chiedeva notizie. Un episodio abbastanza significativo è stato quello di alcuni giovani dell'Azione Cattolica che ci hanno fermato e mi hanno chiesto come si dovevano comportare per le funzioni sacre. Ho ricevuto addirittura una telefonata da Don Aldino che mi chiedeva quali dovevano essere i comportamenti. Mi sono limitato a dirgli: Don Aldino, un consiglio che possiamo dare, affiggete dei cartelli e sospendete per il momento le funzioni sacre, così è avvenuto per la Chiesa delle Madonne delle Grazie, per Sant'Antonio e per il Duomo. Bene, grazie allora per questo primo intervento a Mauro Dubaldo. Ovviamente commenteremo insieme anche i titoli dei giornali, le pagine dei giornali di oggi in edicola. Partiamo allora dal centro, dalla prima pagina del quotidiano d'Abruzzo. Ovviamente il titolo principale quasi a tutta pagina riguarda il terremoto. Eccolo qui, giorno di lutto e preghiera. Come vi anticipavo, l'Italia rende omaggio ai morti del terremoto. Mattarella e Renzi ad Ascoli per i funerali. Stato di emergenza in 5 comuni abruzzesi. Ne parlava proprio qualche istante fa Mauro Dubaldo, perché fortunatamente, anche se in maniera lieve, il terremoto qualche problema lo ha creato proprio nelle zone del Teramano più vicine al confine con le Marche. E come vi dicevo, oggi ci saranno i funerali ad Ascoli Piceno nella palestra comunale, nel palazzetto dello sport del quartiere Monticelli, delle vittime marchigiane del sisma. Vediamo altri titoli. Il ministro Del Rio boccia le New Town, va ricostruito tutto dov'era. E poi l'allarme, ronde e armi per evitare i saccheggi degli sciacalli. E poi progetto case, agli sfollati gli alloggi lasciati liberi all'Aquila. E poi tante manifestazioni di solidarietà di chi offre in Abruzzo posti per dormire ai gli sfollati del terremoto del 24 agosto. E poi a fondo pagina una notizia di cronaca, una tragedia in mare di cui vi avevamo parlato qualche giorno fa, perché è stato recuperato il corpo senza vita purtroppo di Claudio Basilavecchia, il 24enne di Penne, che era disperso da 3 giorni a Punta ad Erci di Vasto dopo che l'imbarcazione su cui si trovava assieme ad alcuni amici che sono stati salvati si era ribaltata in mare. Allora andiamo a vedere le pagine interne del centro, mentre stiamo vedendo proprio alcune immagini dei soccorsi tempestivi, tra l'altro della Guardia Costiera
di Vasto e degli uomini della Guardia Costiera della Direzione Marittima di Pescara proprio nell'imminenza di questa tragedia. Le ricerche del giovane sono partite immediatamente dopo ovviamente che era stato lanciato l'allarme, ricerche che ieri sono riuscite a ritrovare, uomini della Guardia Costiera che sono riusciti a ritrovare il corpo di Claudio Basilavecchia. Questi giovani che da Penne in provincia di Pescara si erano portati con questa imbarcazione proprio nella zona di Punta d'Erci di Vasto per questa giornata che doveva essere una giornata di festa, di tranquillità in mare con questa piccola imbarcazione. Poi questo incidente dovuto anche al vento e alle condizioni non ottimali del mare, e quanto è accaduto, come dicevamo, e con purtroppo la morte di questo ragazzo di 24 anni. Allora possiamo andare a vedere gli altri titoli, le altre pagine del centro. L'ora dell'addio, onori di Stato a chi non c'è più ad Ascoli, i funerali dei deceduti nelle Marche, oltre 1000, pensate le scosse che si sono susseguite in 3 giorni, 281 le vittime, poi le storie di famiglie decimate. Ecco, siamo rimasti solo noi, ci sono questi racconti drammatici degli scampati, dei sopravvissuti al terremoto, e poi il destino terribile di nonni e nipoti nell'estate maledetta. Poi in basso il vescovo di Ascoli Piceno, che oggi Giovanni D'Ercole, tra l'altro, che per tanti anni è stato vescovo anche della città dell'Aquila, dice: non dimenticateci, serietà nella ricostruzione delle case. Lo dice proprio l'arcivescovo di Ascoli Piceno, Monsignor Giovanni D'Ercole, che oggi presiederà i funerali proprio delle vittime marchigiane del terremoto. Andiamo ancora avanti, le storie, vedete anche in quest'altra pagina passante del centro, generosità e amore oltre le macerie, così vive la speranza. E poi in quest'altra pagina vedete in vari riquadri alcune proprio delle storie più emblematiche di questi giorni drammatici del terremoto. L'eroe a quattro zampe arrivato dall'Abruzzo, parliamo del cane Leo, che in forza dalla squadra cinofili della questura di Pescara. Il cane Leo che con il suo conduttore, con gli altri uomini proprio della squadra cinofili della questura pescarese, è riuscito a individuare la piccola Giorgia ad Arquata del Tronto dopo 16 ore dal terremoto, grazie al fiuto infallibile dello splendido esemplare di Labrador in forza, come dicevamo, la questura di Pescara. È stata salvata la vita a questa bambina di 4 anni e mezzo. Tante storie che arrivano proprio dalle zone del terremoto. E poi vedete in basso c'è il dramma dopo le Olimpiadi, Spacca, finalista a Rio e aquilana. Ne avevamo parlato proprio perché era arrivata in finale nella 4% femminile, abita nel Reatino e dice: ho vissuto 2 terremoti, perché è abruzzese dell'Aquila e perché da alcuni anni risiede proprio nel Reatino, zona di epicentro del terremoto. E poi i sopravvissuti, il manager di Avezzano sepolto dalle macerie, salvato dopo 7 ore. Poi in basso vedete i bimbi orfani dopo la catastrofe. E poi il caldo, il freddo, la paura tra le tende di Amatrice, sfollati accolti negli alloggi liberi dell'Aquila. Ovviamente grande solidarietà soprattutto dall'Aquila, che aveva vissuto nel 2009 purtroppo una tragedia simile. Io chiedo a Mauro Dubaldo anche un commento sulla grande generosità di tutti gli abruzzesi che in qualsiasi modo stanno dando una mano. C'è stato questo invio, questa raccolta di viveri, alimenti, tra l'altro Protezione Civile che è stata costretta a dire stop perché stavano arrivando tantissimi aiuti da tutta Italia, soprattutto in questo caso dall'Abruzzo. Però ora in questo momento, Dubaldo, giorni, diciamo, a poche ore dal terremoto, si deve pensare anche a quelli che saranno i prossimi giorni, a questo coordinamento con la Protezione Civile, perché tra poco inizierà, dopo quella emergenziale delle ore successive al terremoto, inizierà una seconda fase che è quella della ricostruzione, della riorganizzazione, ma anche crediamo del supporto psicologico a queste persone che hanno perso tutto. Certamente, la regione Abruzzo, limitrofa alla zona colpita dal terremoto,
ha fatto immediatamente partire la colonna mobile regionale, è stata installata una tendopoli a Grisciano, un paese, una frazione di Accumuli. Dopo poche ore avevamo completato questa tendopoli che vediamo, abbiamo dato accoglienza alle persone che hanno trascorso la notte quantomeno in una tenda con una certa tranquillità. Bisogna pensare che siamo in una situazione molto diversa dall'Aquila. All'Aquila il terremoto avvenne ad aprile, avevamo davanti l'estate, i problemi cominciarono a sorgere verso settembre-ottobre, adesso ci troviamo alla fine di agosto. Vediamo che queste tende le abbiamo montate tutti i volontari, lì le tende sono state montate. Vediamo proprio una ragazza del Cives di Teramo, lì nella zona, vi ho visto una maglietta con scritto Cives Teramo, tanti vostri uomini stanno lì, stanno operando proprio dalle ore seguenti il terremoto. Sì, sì, questi qui in tutti insieme, adesso indipendentemente se portano una divisa con scritto Cives, Tagliacozzo o il nome di un'altra associazione, sono tanti volontari della Regione Abruzzo che uniti abbiamo dato la possibilità di dare accoglienza ai terremotati. Si tratta adesso di affrontare qualche problema che sicuramente avverrà nei prossimi giorni. Nei prossimi giorni, con l'inizio delle piogge, lì dove adesso vedete queste scarpe dei volontari piene di polvere, lì ci sarà del fango. Bisogna darsi da fare, trovare delle soluzioni perché non accada che all'interno di queste tendopoli ci si debba muovere nel fango. Lei ha toccato proprio un tema direi cruciale, perché siamo a fine estate, si va verso l'autunno, tra l'altro nelle ultime notti, nonostante siamo ancora a fine agosto, temperature sono scese anche sotto i 10 gradi. Si va verso l'autunno, queste sono zone interne dell'Appennino marchigiano e laziale, e già tra qualche settimana ci sarà da affrontare proprio il problema freddo. Sembra quasi paradossale dirlo, ma in quelle zone già a settembre inizierà a fare davvero freddo, soprattutto nella notte. Basta vedere in queste giornate, noi la mattina lavoravamo con fino alle 4, alle 5 in maniche corte, sudando, bevendo molta acqua, al calare del sole verso le 7:30, alle 8, se non indossavamo le felpe era quasi impossibile resistere a quelle temperature. Come ha detto lei giustamente, ci troviamo in una zona interna dell'Appennino a una certa altezza sul livello del mare, caratterizzata da uno sbalzo termico tra il giorno e la sera e la notte, ma tra qualche tempo dobbiamo prevedere le piogge. Il dramma delle tendopoli sono proprio le piogge. Per dare subito un'accoglienza ai terremotati, queste tendopoli sono state montate su degli spazi erbosi, ex campi di calcio, spazi per giochi pubblici, e adesso invece ci dovremmo trovare ad affrontare quello che è un'emergenza difficile per i soccorritori, per coloro che assistono i terremotati e soprattutto per loro, che può essere quella del fango. Allora, parlavamo, grazie a Mauro Dubaldo, perché questo delle temperature basse dei prossimi giorni, delle piogge che prima o poi arriveranno, è un problema in più che dovranno sopportare le popolazioni terremotate. Dicevo della grande generosità dell'Abruzzo, Abruzzo che ha sofferto con l'Aquila proprio la tragedia del terremoto nel 2009, dicevo soprattutto all'Aquila, e non poteva essere diversamente, c'è stata una mobilitazione generale e, come leggiamo dal titolo a fondo pagina del centro, sfollati accolti negli alloggi liberi dell'Aquila, prime famiglie a Pizzoli, a Santa Rufina e Coppito, disponibilità anche per l'emergenza loculi, tra l'altro al cimitero. Allora noi andiamo a vedere il primo servizio proprio sull'accoglienza dell'Aquila ai terremotati nel servizio dei colleghi della nostra redazione aquilana. Vediamo.
Tra poco vedremo il servizio e poi torneremo ovviamente a parlarne con Mauro Dubaldo, anche per parlare, per capire cosa fa il Cives anche nella nostra regione nei giorni della normalità, perché i volontari sono sempre al lavoro per 365 giorni all'anno. Allora vediamo innanzitutto, come vi dicevo, il servizio sull'accoglienza dell'Aquila agli sfollati del terremoto. Sisma che ha colpito Amatrice ed altri comuni e frazioni umbri e marchigiani, il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente ha lanciato l'appello. Subito a disposizione 250 alloggi del progetto Case per gli sfollati che ne avessero bisogno e ne facessero richiesta. E a due giorni dalla tragedia che ha colpito il centro Italia e commosso il mondo intero, arrivano già le prime assegnazioni. Abbiamo ricevuto delle richieste da parte dei cittadini di Amatrice ed Accumuli di mettere a disposizione immediatamente l'ospitalità e siamo ovviamente in contatto con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e in accordo con loro stiamo procedendo a delle prime assegnazioni emergenziali. Ovviamente gli elenchi di queste persone che ci accingiamo ad ospitare verranno poi trasmessi al Dipartimento per il necessario raccordo. Molti ricordano le polemiche dei mesi scorsi e delle scorse settimane legate al progetto Case. Centinaia di alloggi sono sotto sequestro perché costruiti male e ultimamente è riesplosa la grana delle maxi bollette per le utenze. Una questione, quella della rendicontazione dei consumi, di cui ora non si parla, come è normale che sia in una fase di emergenza, e di cui probabilmente si farà carico, chiaramente per gli sfollati di Amatrice ed Accumuli, la Protezione Civile. Per il momento è un'assegnazione di carattere emergenziale che viene in ogni caso assicurata nelle more di tutti gli accordi che interverranno con il Dipartimento di Protezione Civile, che comunque è al corrente di quello che stiamo facendo. Abbiamo visto dunque nel servizio di Giorgio Alessandri come si sta mobilitando l'Aquila per accogliere gli sfollati. Andiamo avanti, sempre parlando di questa tragedia del terremoto, dalle pagine del centro c'è anche il problema sciacalli, ronde e fucili quando i furti nelle case fantasma spaventano i superstiti. E poi in basso, allestita la tendopoli a Montereale, il sindaco Giorgi, rischi per la salute se cede la fornace coperta d'amianto. E poi nella pagina accanto ne parlava anche il presidente del Cives Mauro Dubaldo, 5 comuni abruzzesi entrano nel cratere sismico, Campotosto, Capitignano, Montereale, Rocca Santa Maria e Valle Castellana inseriti nell'elenco dei centri più colpiti. I sindaci dicono ora pratiche più veloci. E poi in basso il racconto di una delle persone che si trovava nella zona colpita dal terremoto, un boato e poi crollato tutto, il racconto di Maria Teresa, ospite di parenti ad Amatrice, non ho più casa né lavoro. Proseguiamo, terremoto, la solidarietà non solo dall'Aquila, come dicevamo anche a Pescara, posti per dormire da dare agli sfollati, e poi donano lo stipendio atteso per tanti mesi, vasto la generosità dei dipendenti del San Francesco. E poi a pagina 11 gli scenari, si parla anche ovviamente del futuro, perché bisogna obbligatoriamente guardare a quella che sarà la seconda fase dopo quella dell'emergenza di queste ore, ricostruire sul posto. Il ministro del Rio boccia le New Town, intanto polemiche dopo Porta a Porta, il Movimento 5 Stelle contro Vespa. Andiamo ancora avanti, terremoto, la prevenzione, un risanamento da non rinviare, fa bene all'Italia, aiuto al Paese con un'operazione pubblica, spinta all'economia, più di tanti investimenti. E dunque ovviamente si guarda al futuro, si guarda al futuro di quella che sarà la ricostruzione che dovrà iniziare tra breve. Poi vedete in basso, più sicurezza, bastano le catene, perché ora ovviamente bisognerà ricostruire e soprattutto ricostruire in un certo modo. Tra l'altro tra poco, prima Mauro Dubaldo parlava delle condizioni meteo difficili già da questi giorni per l'escursione termica tra il giorno e la notte, temperature di quasi 30 gradi in pieno giorno e inferiori o intorno ai 10 gradi durante la notte. Ne parleremo tra poco anche con il nostro meteorologo Giovanni De Palma, ma prima di ascoltare De Palma io torno da Mauro Dubaldo per chiedere qualcosa sul Cives di Teramo, un'associazione, la vostra, conosciutissima in tutta la regione, ma perché
coloro, per quei pochi che non conoscessero il CIVES, vogliamo in due parole spiegare che cos'è il CIVES, cosa fate voi normalmente durante l'anno, qual è il vostro compito nelle situazioni di emergenza, ma anche in quelle, diciamo, meno gravi, come può essere un problema per il maltempo, un'alluvione, un qualcosa che va comunque ad incidere sulla sicurezza del territorio. La CIVES è una grande organizzazione di volontariato che conta ben 50 volontari da 18 anni a 70 anni, uomini e donne che dedicano il loro tempo libero ad aiutare chi ha bisogno. Le nostre attività vanno dalla quelle emergenziali come questi giorni, come avvenne in occasione del terremoto dell'Aquila, come è avvenuto ultimamente nell'alluvione di Pineto, proprio qui vicino. Diamo assistenza alle popolazioni in caso di precipitazioni atmosferiche eccezionali, naturalmente coordinati dalla sala operativa regionale, e laddove l'emergenza è a livello locale che colpisce più comuni, dal CCS che viene istituito presso la prefettura. È bene sottolineare che in questi giorni ci sono forse anche delle polemiche, vedendo tanti volontari con queste divise gialle che operano, si danno da fare, faticano in quelle zone terremotate, qualcuno può avere dei dubbi su quelle che possono essere i compensi per i volontari di protezione civile. È bene sottolineare e ribadisco che il volontario di protezione civile non percepisce nulla. Il volontario di protezione civile fa pulire, fa lavare dalle mamme, dalle mogli, dalle sorelle queste divise che sono comprate da noi volontari con i nostri soldi. Pochi giorni fa, il giorno del terremoto, la sera alle 22, una grande televisione, senza fare il nome, fece un'intervista ai volontari proprio lì dal campo di Grisciano. Successivamente su Facebook sono apparse anche delle polemiche, polemiche che bisogna eliminare in questi giorni, in questi momenti drammatici. C'erano due fotografie e sopra una dicitura, vedete la differenza. C'erano dei volontari che attendevano l'intervista con queste divise e a fianco c'erano i bravissimi vigili del fuoco con le divise sporche di polvere. Non è che i volontari di protezione civile stavano lì con le divise nuove, erano volontari che, ripeto, dalla mattina alle 5 stavano in giro, avevano caricato tutte le attrezzature di una colonna mobile regionale, avevamo montato le tende in ben tre campi, avevamo fatto tre tendopoli, era stata allestita una cucina. E quella sera anche io sono stato intervistato da quella televisione e posso dire che dalla mattina stavo con un caffè che avevamo preso all'Aquila in attesa del carico del materiale sui mezzi per la colonna mobile regionale e di mezzo panino che avevo diviso con un altro volontario con dentro della mortadella. Quelle erano le condizioni in cui operavano i volontari di protezione civile. Se vedevano queste divise meno sporche di quelli di altre forze che erano intervenute, era non perché erano stati seduti o si erano riposati, perché eccoli lì, questi volontari di protezione civile dalla mattina avevano pulito i bagni, avevano montato i bagni, li avevano lavati. Qui lo stiamo vedendo, si può dire, rubato delle tavole in un cantiere edile per fare la scala di accesso ai servizi igienici. Vedete un nostro volontario che dopo che insieme avevamo
e ripeto, rubato, ma siamo pronti a riportarle. Erano quattro tavole in disuso, nel gergo tecnico di edilizia si chiamano mascelle da disarmo. Le abbiamo utilizzate e vedete con dei chiodi trovati lì sul campo, riaddrizzati dove erano state disarmate delle strutture in cemento armato, abbiamo fatto queste scale per l'accesso ai servizi igienici. Dunque i volontari siamo una grande forza, dobbiamo essere orgogliosi in Italia che abbiamo questa forza di volontariato che è pronta in ogni momento. Non costa nulla alla collettività, sappiate che ogni volontario che interviene, interviene solo perché ha dentro il suo animo una missione di aiutare chi ha bisogno. Bene, grazie, è anche doveroso ovviamente puntualizzare queste cose, ma soprattutto, come diceva, in questi momenti evitare polemiche che davvero servono a poco. Allora noi ci fermiamo a questo punto per qualche istante, poi torneremo in studio e avremo in collegamento diretto, come sempre, il nostro meteorologo Giovanni De Palma per conoscere, per sapere quale sarà il tempo nelle prossime ore, sia nelle zone terremotate che in Abruzzo. Di nuovo in studio per la seconda parte di Mattino 6, vi dicevo del meteo, del collegamento con il nostro Giovanni De Palma che andiamo a salutare. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, parlavamo anche con il presidente del CIVES Mauro Dubaldo di queste condizioni meteo sicuramente non facili nelle zone terremotate, soprattutto per quanto riguarda le temperature notturne. Allora partiamo proprio dalle previsioni per la zona del Lazio, di Amatrice, anche la zona delle Marche dove c'è stato il terremoto, e poi parliamo ovviamente anche di quelle che saranno le previsioni per la nostra regione per questo weekend. Sì Paolo, hai anticipato tu poc'anzi, l'unica cosa da segnalare per quel che riguarda la situazione meteorologica sono le temperature che ovviamente di notte possono scendere intorno ai 10 o addirittura al di sotto dei 10 gradi proprio in quelle località, perché si tratta di località poste intorno ai 8-900 metri, quindi è facile che i termometri scendano al di sotto dei 10 gradi, però insomma la situazione meteorologica continua ad essere caratterizzata dalla presenza di un promontorio di alta pressione che di fatto ci protegge dall'arrivo di perturbazioni, e non ci saranno insidie per le aree terremotate nel corso del fine settimana e anche nella giornata di lunedì, e le temperature saranno in ulteriore aumento soprattutto nei valori massimi, quindi farà piuttosto caldo di giorno, però durante le ore serali, notturne, ma soprattutto al primo mattino le temperature continueranno ad oscillare intorno ai 10-12 gradi soprattutto nelle località interessate dal disastroso terremoto. Cosa dire invece per quel che riguarda la nostra regione, Paolo? Tempo stabile, prevalentemente soleggiato nel fine settimana con temperature in aumento, qualche annuvolamento sulle zone montuose durante le ore centrali, insomma un bel fine settimana, quindi fortunatamente non si prevedono perturbazioni sulla nostra regione e anche sulle zone interessate dal terremoto, però c'è da segnalare un cambiamento, un graduale cambiamento della situazione a partire da martedì, perché questo promontorio di alta pressione che ci ha regalato tempo stabile da ormai diversi giorni inizierà a subire un cedimento a partire dall'arco alpino, e poi il cedimento si estenderà a partire da martedì anche sulle regioni centrali. Non arriveranno perturbazioni sulla nostra regione, però l'ingresso di masse d'aria fresca in quota sulla nostra penisola probabilmente darà luogo alla formazione di temporali pomeridiani prima sull'arco alpino, ma soprattutto poi lungo la catena appenninica nel corso del pomeriggio e nel tardo pomeriggio, quindi aumenterà la probabilità di temporali tra martedì e giovedì, in particolar modo sulle zone appenniniche, quindi purtroppo anche sulle zone interessate dal terremoto. Questa è l'unica novità da segnalare, ma ripeto, non si tratta di perturbazioni organizzate, almeno l'autunno adesso non sembra intenzionato ad avvicinarsi insomma alla nostra penisola. Solitamente in questo periodo possono giungere sull'Italia perturbazioni di stampo autunnale, non sarà così almeno fino alla metà della prossima settimana, quindi non si prevedono sostanziali variazioni. Quindi riassumendo Paolo,
tempo stabile e soleggiato nel fine settimana e anche nella giornata di lunedì, con temperature massime in ulteriore aumento, poi aumenterà l'instabilità pomeridiana a partire da martedì, tra martedì e giovedì. A te. Grazie, grazie a Giovanni De Palma anche per le previsioni riguardanti le zone terremotate. Grazie Giovanni, buon lavoro, appuntamento ovviamente con te lunedì prossimo nel corso di Mattino 6. Buona giornata e buon lavoro. Grazie Paolo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Ringraziamo Giovanni De Palma, per restare aggiornati vi ricordo il sito www.abruzzometeo.org che vedete ora inquadrato con tutte le previsioni meteo in tempo reale che riguardano la nostra regione e poi la pagina Facebook del nostro Giovanni De Palma, questo strumento utile, questo social network che vi permette anche di interagire con il nostro meteorologo. Allora noi torniamo ai nostri quotidiani, andiamo a vedere il Messaggero, quotidiano romano, che sia nell'inserto abruzzese che nelle pagine nazionali ovviamente sta dando grande spazio proprio a questa tragedia del terremoto. Vediamo la prima pagina: indagati anche i terremotati, la procura di Rieti dice colpiremo gli abusi nelle ricostruzioni prima del sisma anche su case private. Vedete questa foto con queste persone dinanzi le macerie con queste coperte addosso proprio nelle prime ore del mattino. Vediamo le pagine interne del Messaggero: dopo il terremoto accumuli sprofonda, 238 persone salvate, poi gli sfollati priorità assoluta, i cittadini devono assicurarsi. C'è l'intervista al capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio, che di recente era stato anche in visita nella nostra regione, e poi l'ANAC e la ricostruzione, controlli modello Expo, e poi Amatrice, no del sindaco alle New Town, ne parlava anche il ministro Delrio, radere tutto al suolo e ricostruirla identica. E poi, come abbiamo letto in prima pagina, ristrutturazioni, c'è l'indagine, scuola crollata, atti piantonati. E poi in Giappone città rifatte da zero, ma da noi c'è il nodo antichità. E poi il governo, borghi ricostruiti com'erano, case provvisorie per 2.500 sfollati. E poi i primi provvedimenti del governo decisi nel Consiglio dei Ministri dell'altro giorno, sgravi fiscali sul modello ecobonus per finanziare la messa in sicurezza, e dal 2010 solo 1 miliardo di fondi e 24.000 scuole sono a rischio. E poi la lezione high tech che arriva da Norcia, ecco perché le abitazioni non crollano, e tra poco ne parleremo in un servizio. E poi da volontario ha salvato vite, qui ho perso i miei ragazzi, c'è quest'altra testimonianza raccolta nelle zone del terremoto. E oggi funerali ad Ascoli e martedì a Rieti delle vittime, ma funerali che saranno senza le salme, c'è il rischio sanitario. Poi il calvario di Simonetta per l'ultimo bacio al figlio. Non mandate più cibo, ecco cosa serve davvero la Protezione Civile. Lo dicevamo prima all'inizio del nostro appuntamento, la Protezione Civile dice basta alimenti ed abiti, meglio mandare l'SMS solidale. E nelle tendopoli mancano piatti di carta, farmaci, disinfettanti e carica cellulari. E poi sotto c'è l'intervista a Francesco Cavina: qui in Emilia noi ci siamo rialzati perché siamo sempre restati uniti. Qualche anno fa ci fu il terremoto anche in Emilia. E poi cultura antisismica, l'Italia che insegna ma non impara. Ancora pagine dedicate al terremoto, Vezzano, Trisungo e gli altri, il miracolo dei borghi intatti. Poi c'è anche l'intervista nell'altra pagina a Claudio Lotito, presidente della Lazio, in strada a giocare a pallone, qui le mie vacanze più belle, il legame del presidente della formazione biancoceleste con Amatrice. Ancora avanti, e poi si parla però di altri argomenti che ritroveremo anche più avanti. E tra l'altro, a proposito di terremoto, andiamo a vedere brevemente, questa mattina più brevemente del solito, anche i titoli dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Ovviamente l'unico quasi tema principale è il terremoto. Repubblica, terremoto, l'accusa del procuratore, Palazzi con più sabbia che cemento, le vittime sono 281, i dispersi 15, oggi lutto nazionale. Cantone dice
Terremo, mafiosi e ladri fuori dalla ricostruzione. Siamo al Corriere della Sera. Senza casa 2500 sfollati, il suolo è sceso, pensate, di 20 centimetri. Le vittime arrivano a 281. Oggi i funerali, come detto, ad Ascoli Piceno, e noi saremo presenti, ve lo anticipo, con le nostre telecamere proprio nel capoluogo marchigiano per seguire i funerali proprio delle vittime marchigiane del terremoto. Siamo al quotidiano La Stampa di Torino, i morti senza nome del terremoto nell'obitorio a cielo aperto, 43 salme che nessuno ha ancora riconosciuto, la triste sfilata dei parenti. Il Tempo, vedete questa prima pagina del quotidiano di Roma con i nomi delle vittime, comunque alcuni nomi, perché come abbiamo anche letto altre salme sono ancora da riconoscere. Lutto nazionale, oggi l'Italia rende omaggio alle 281 vittime del terremoto, pregate per loro ed evitate di umiliarle con sterili polemiche, scrive il direttore del Tempo Gianmarco Chiocci. E poi il Giornale, ma i container no, il governo e gli abitanti vogliono ricostruire i borghi, si rischiano tempi lunghissimi, la terra trema ancora e il bilancio si aggrava, 281 morti, questo il bilancio ufficiale, ma purtroppo ci sono ancora dei corpi da ritrovare, perché a questo punto servirebbe più di un miracolo per pensare di trovare sotto le macerie ancora persone in vita. Il Fatto Quotidiano, la scuola crollata, quei lavori sballati puzzano di mafia. Poi Libero, pensano ai morti, trascurano i vivi, si parla delle istituzioni. E poi Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, ricostruire oltre il dolore. Poi Amatrice distrutta, era scritto, si legge in questo articolo a centro pagina. Il Manifesto, messa in sicurezza, oggi funerali solenni alla presenza del capo dello Stato ad Ascoli Piceno, 281, questo è il numero ufficiale dei morti. E poi la Gazzetta del Mezzogiorno, è il giorno del lutto nazionale, funerali ad Ascoli, morti sono 281, 238 le persone estratte vive dalle macerie. Poi il Secolo XIX, terremoti servono 300 miliardi. E poi l'Unità, dove erano? Come erano? C'è questo reportage proprio sulle zone del terremoto, questo reportage dei giornalisti dell'Unità. Questo era l'ultimo giornale per quanto riguarda i quotidiani nazionali oggi in edicola che abbiamo preso in esame. Prima di andare a vedere il prossimo servizio chiedo a Mauro Dubaldo, abbiamo visto proprio da un titolo dei giornali nazionali che la Protezione Civile ha detto stop, ha invitato gli italiani a fermarsi con, diciamo, con l'invio di alimenti ed altro, ha detto meglio l'SMS solidale. C'è stata davvero una grande gara di solidarietà e è arrivata talmente tanta roba che la Protezione Civile è stata costretta a dire basta. Sì, con le ultime disposizioni del Dipartimento della Protezione Civile recepite dalla Sala Operativa della Regione Abruzzo, che ha fatto divulgare anche tramite noi volontari, è quello che gli unici beni che da donare sono soltanto bevande, acqua e pochi cibi a lunga conservazione. Nelle tendopoli per il momento c'è di tutto, non dobbiamo fare degli sprechi, tanto più che, come leggiamo dalle notizie di stampa, ma come è logico prevedere, non è che queste tendopoli possono durare per mesi. Nei primi giorni del mese di novembre queste tendopoli debbono essere smantellate. I 2300 sfollati debbono avere una sistemazione diversa e più confortevole di quelle delle tende. È inutile riempire le tendopoli e i magazzini di beni che poi non potrebbero avere nessuna utilità. Giustamente, sono meglio gli SMS solidali. Speriamo che ci sia un controllo su queste somme che gli italiani generosi vogliono versare e siano veramente destinati sia alla ricostruzione e all'assistenza alla popolazione colpita. Allora, vi dicevo il prossimo servizio perché siamo andati ad ascoltare, lo ha fatto la collega Lisa Leuzzo,
un esperto, il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Teramo, Alfonso Marcozzi, che ha parlato proprio della ricostruzione di quello che è accaduto, cercando di dare una spiegazione anche sul perché ci sono stati dei crolli in alcune zone, per esempio a Norcia, a poca distanza dall'epicentro del terremoto, non ci sono stati fortunatamente crolli, né vittime né feriti. Vediamo. Prevenire significa che c'è una programmazione a lungo termine, quindi ci vogliono soldi, e ci vuole uno stato delle conoscenze importante. Norcia è l'esempio lampante, dove un intervento fatto secondo criteri antisismici, supportato da un'adeguata progettazione, da tecnici che conoscono il problema, da imprese che realizzano opere in maniera seria, il risultato è questo. Sono stati danni marginali, come è giusto che ci siano, danni a strutture secondarie, come è giusto che ci siano per un evento di questo tipo, ma quello che è la cosa importante, il crollo, quindi la salvaguardia della vita umana, è rimasta intatta, cioè nel senso che è stato salvaguardato l'uomo, è quello che interessa a noi ingegneri. Spiace sottolineare questa cosa, però un terremoto di magnitudo 6.0 con degli edifici come quelli che sono stati fatti a Norcia, ad Amatrice, sarebbe stata tutta un'altra cosa? Sicuramente sì, cioè con l'intervento adeguato che c'è stato a Norcia dopo il sisma del 79, non ci dimentichiamo che poi sono stati fatti ulteriori interventi a metà degli anni 90, no? E certo che fatti anche ad Amatrice molto probabilmente non avremmo assistito a quelle immagini desolanti che ti prendono il cuore. Purtroppo stiamo parlando di strutture in pietrame con della farina purtroppo in mezzo, e sono strutture estremamente fragili, poco duttili, e i risultati sono questi. Ha visto la scuola? La scuola l'ho vista da immagini, mi è sembrato che una parte è rimasta intatta, un'altra parte è venuta giù. Per problema di fondo è sempre lo stesso, che spesso quando c'è una ripartizione di soldi avviene attraverso una ripartizione a pioggia, piuttosto che sulla base di progetti, perché forse molto in mente quell'importo di cui ho letto sui giornali può darsi che non era sufficiente per raggiungere il risultato. Certo è che lascia tanta amarezza qualcosa del genere, insomma, perché magari la scossa invece delle 3.32 o 3.36 fosse successo durante il periodo scolastico, insomma, staremmo a parlare di altre cose. Teramo vicina, possiamo dire, per le scosse che abbiamo sentito, ma lontana alla fine dall'epicentro, ha subito dei danni purtroppo a due edifici scolastici, edifici pubblici, danni ancora non sono stati rilevati, qual è effettivamente la gravità dei danni, non ci hanno fatto entrare all'interno della scuola per riprendere appunto, per far vedere anche a lei insomma queste crepe, se sono importanti, rilevanti. Fatto sta che c'è una disposizione di interdizione dell'uso sia dell'Alessandrini che del Pascal di Teramo, scuole inagibili in gran parte degli edifici. Ma io il problema non lo conosco, ci troviamo qui in prossimità del Pascal, da quello che vedo esternamente stiamo parlando di danni a strutture secondarie, e quindi penso che chi ha rilevato sta parlando di strutture secondarie. Quando parliamo di strutture secondarie ci riferiamo alle tamponature. E in questa situazione, anche se il sisma non è eccessivamente importante, anche la distanza dall'epicentro va in questa direzione, però ci può stare, strutture realizzate in un certo periodo dove la sensibilità verso le strutture secondarie non era tale quella che c'è oggi, questo fenomeno ci può stare e si può verificare. Però dobbiamo stare attenti a non creare allarmismo. Il fatto che sia inagibile penso che sia un pezzo, un'aula, un pezzo della scuola, ma non è a rischio, cioè non stiamo interessando la parte strutturale, che è quella che a noi maggiormente ci interessa, quella a rischio crollo. Stiamo parlando di strutture secondarie, tipo cascare qualche pezzo di intonaco, ma viva Dio, ci può stare, non è quello il problema. Certo, qui parliamo. In laboratori però ristrutturati di recente, consegnati solo 4 mesi fa, su cui sono stati spesi, sì, non è una somma rilevante, 150.000 euro, però sono stati consegnati solo 4 mesi fa e adesso sono nelle condizioni stesse dopo il terremoto del 2009. Allora, io voglio fare un passo indietro a proposito dei soldi, perché qui c'è un problema di fondo grosso. Io ho la sensazione che prima si stanziano i soldi e poi si faccia il progetto, e questo è un male tutto nostro, non c'è programmazione, non c'è un'analisi attenta delle esigenze del problema. Allora, la cifra che è stata stanziata mi sembra una cifra ridicola, che
tale da poter intaccare e quindi migliorare un comportamento sismico e struttura. Secondo me non si è intervenuto da quel punto di vista, molto in mente si è tornato a sanare, allora si è intervenuto su una struttura che ha subito delle lesioni, quindi parliamo di tamponature, si sono rimesse a posto perché c'erano delle esigenze contingenti del momento di riaprire uno spazio, di dare disponibilità agli alunni e quindi c'era quell'impellenza, ma lì non si è fatto un intervento sulla struttura perché penso che neanche allora, il 2009, ha subito danni di natura sismica, adesso non me lo ricordo, quindi stiamo parlando di interventi su strutture secondarie e quello che è successo oggi può succedere anche dopodomani perché magari ti troviamo di fronte a una scossa dello stesso magnitudo, risistemiamo l'intonico, magari ci mettiamo pure la rete, ma per altri tipi di comportamento si possono ripresentare delle lesioni e vabbè, ci possono stare, dispiace ma ci possono stare. Dichiarazioni quelle dell'ingegnere Alfonso Marcozzi che fanno davvero riflettere. Allora lasciamo per il momento, per qualche attimo, l'argomento terremoto, andiamo a vedere dalle pagine del Centro e del Messaggero anche le cronache locali. Partiamo dal Centro. Concorsone, si parla del concorso della scuola, bocciata la metà dei prof. E poi bus gratis agli studenti, queste le regole. E poi Pescara, aggressione in zona ospedale, siamo a Pescara, cronaca, picchiata e derubata mentre va al lavoro. E poi ancora cronaca, salta in negozio in scooter, in pieno giorno è accaduto in via del Porto, sempre nel capoluogo adriatico. E poi aiuti ai disoccupati, carta di credito da 400 euro per le famiglie più povere. È presentato il progetto del Comune di Pescara, un progetto comunque nazionale che ha riguardato un po' tutti i comuni della nostra regione. Poi le piante malate, il caso, parte il taglio degli alberi e riesplode la protesta. E poi ancora banca condannata a ridare 331.000 euro ad un imprenditore. Proseguiamo, si parla di solidarietà in questo caso, musical per ridare il sorriso agli sfollati, la compagnia Arte e Movimento si esibirà presto tra le tendopoli con 30 giovani disabili e normodotati. Siamo a Montesilvano con il nuovo gestore ATI, tornano i vecchi cassonetti. E poi ancora cronaca, scontro motoauto, 36enne ferito, ricoverato in prognosi riservata a Pescara per un incidente tra Picciano e Penne. Proseguiamo ancora, siamo alla pagina dell'area metropolitana, aiuti e nuove opportunità per le famiglie in crisi, anche in questo caso si parla proprio del progetto nazionale riservato, dedicato proprio alle persone con problemi, persone disagiate da un punto di vista economico. E poi la tragedia a Vasto, abbiamo visto prima le immagini, il mare restituisce il corpo di Claudio Basilavecchia che era il giovane disperso dopo l'incidente accaduto due giorni fa. Siamo a Chieti, caso Bussi, le prime sentenze, 5 condanne per l'acqua avvelenata. E poi Teramo, il tribunale toglie 600.000 euro all'istituto zooprofilattico. Siamo arrivati all'inserto dell'Aquilone, dunque possiamo andare a vedere le pagine del Messaggero per quanto riguarda la cronaca locale, poi andremo a vedere e torneremo a parlare del terremoto dalle pagine del quotidiano La Città di Teramo. Poi chiuderemo ovviamente lasciando un po' di spazio anche allo sport perché oggi prende il via tra l'altro il campionato di Lega Pro con il Teramo che sarà di scena sul campo del Lumezzane. Prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero, L'Aquila, allerta sicurezza per il sisma. E poi invece cronaca, antiterrorismo, la Polstrada arresta un giovane libico. L'Aquila, il prefetto, pericoli eccessivi in parte del centro, si parla delle conseguenze del terremoto. E poi addio Movida, locali e negozi deserti, la città ripiomba nel clima post 2009. Poi monumenti, si aprono nuove ferite. E siamo alle cronache delle province, ripartiamo da Pescara, scooter Ariete, c'è la foto del ladro, c'è stata l'ennesima spaccata, questa volta in pieno giorno a Pescara. E poi degrado e sicurezza, commercianti esasperati, ora il sindaco ci ascolti. A fondo pagina, tassa sugli ombreggi, il comune manda il conto delle tende. Lotta alla povertà, una social card per 400 cittadini, ieri la presentazione, il servizio che vi abbiamo proposto nel corso
del TG6 e poi banca condannata a risarcire un imprenditore Montesilvano. Sono arrivati i nuovi cassonetti. L'Aquila, Cialente, il Festival Jazz tornerà, manifestazione che è stata annullata per il lutto di tutta la nazione, anche ovviamente dell'Abruzzo, per le vicende del terremoto. E poi corteo della bolla in forma ridotta, i gonfaloni saranno listati a lutto, come dicevamo. E poi ricostruzione, tutelati, centri storici, siamo ancora all'Aquila, mentre nella pagina di Avezzano sul Mona si parla di Avezzano, della Marsica, in questo caso antiterrorismo, arrestato un libico diretto in Marsica con un italiano noto alle forze dell'ordine, l'operazione è stata effettuata dalla polizia stradale del distaccamento di Carsoli. Siamo a Chieti, voglio parlare con un giudice, minaccia il suicidio in tribunale, un giovane di 35 anni sale sul davanzale della finestra all'interno della cancelleria, paura in via Arnienzi, alla sezione civile, è rimasto in bilico a 15 metri di altezza. E poi torniamo anche dalle pagine del Messaggero a parlare della tragedia avvenuta in mare a Vasto. È stato ritrovato ieri pomeriggio nella zona di Punta Aderci il corpo di Claudio Basilavecchia, era incastrato tra gli scogli sommersi vicini ad un trabocco. E poi Teramo, controlli post terremoto, abbiamo visto proprio il servizio pochi istanti fa di Elisa Leuzio con l'intervista all'ingegner Alfonso Marcozzi. Pascal, slitta la riapertura perché il Pascal ha subito dei danni, preoccupano infatti le lesioni all'auditorium e ai laboratori, si ripartirà il 12 settembre. Poi ancora cronaca, in questo caso fuori strada sulla strada statale 80, gravissimo un ragazzo. E poi vedete in basso, primaria di Pianacci, arrivano i soldi per la messa in sicurezza. E poi questa bella notizia che riguarda un po' tutti gli sportivi, le tifoserie della nostra regione, gemellaggio tra gli ultras per gli aiuti agli sfollati. Siamo arrivati a, c'è la pagina di Giulianova, Roseto, Val Vibrata, le Iene, blitz in chiesa per il vescovo, l'inviato Filippo Roma ha atteso Monsignor Seccia per chiedere conto del debito per l'organo di Barisciani. Siamo arrivati alle pagine dello sport, dobbiamo andare a vedere però insieme, prima dello sport, siamo quasi in chiusura, le pagine che riguardano il quotidiano La Città di Teramo, per tornare a parlare anche con Mauro Dubaldo della situazione che c'è soprattutto nel Teramano. Allora vediamo la prima pagina del quotidiano La Città. Riparte il campionato del diavolo, oggi alle 16:30 la prima sfida in trasferta a Lumezzano, e poi i titoli che riguardano il terremoto, sfollati anche a Teramo, Valle Castellana e Rocca Santa Maria inserite nel cratere sismico. Andiamo avanti, terremoto, 281 vittime, oggi funerali ad Ascoli Piceno, e poi in basso radere al suolo Amatrice per ricostruirla così com'era. E poi danni in provincia, due comuni teramani inseriti nel cratere, danni gravi anche nei territori di Rocca Santa Maria e Valle Castellana, famiglie sfollate nelle tendopoli. E poi andiamo ancora avanti, ci sono articoli che riguardano il terremoto, soprattutto le conseguenze che ci sono state anche nella nostra regione, fortunatamente in maniera lieve, poi le testimonianze anche dall'Abruzzo. Ecco, siamo a Teramo, la paura a Teramo, case inagibili e danni ai padiglioni del cimitero. Vedete altre pagine del quotidiano La Città di Teramo, e in primo piano c'è questa pagina che riguarda il patrimonio distrutto, quanta bella storia cancellata in un attimo. E poi la cronaca di Teramo, in questo caso che non riguarda però il terremoto, case popolari, ecco la graduatoria. Poi Nepezzano, fiamme nella palazzina del ristorante, incendio al primo piano di uno stabile. E poi arriviamo alla pagina della Val Vibrata, due volte arrestato, due volte assolto. Questo è accaduto a Tortoreto. E poi i danni del terremoto, calcinacci e mattoni nel vecchio plesso delle elementari di Sant'Egidio. Andiamo ancora avanti, pagina di Giulianova Mosciano, lotta tra la vita e la morte, in rianimazione il bagnino finito nel fosso con lo scooter. Poi un'altra testimonianza dalle zone del terremoto, perde genitori e fratello nel terremoto di Amatrice, la tragedia non ha risparmiato Claudio Neroni, titolare di una lavanderia in Abruzzo, nella nostra regione, proprio a Giulianova. E poi pagina di Roseto, Pineto, Atri e Silvi, manifestazione contro l'assemblea CIRSU, sit-in dei cittadini lunedì pomeriggio davanti al comune di Roseto per chiedere più attenzione
alla discarica. Siamo arrivati così alla pagina dello sport. Io torno da Mauro Dubaldo, perché Dubaldo, abbiamo visto anche dalle pagine del quotidiano La Città questi sopralluoghi che proseguono in alcuni comuni della nostra regione, nel Teramano e nell'Aquilano, che hanno subito dei danni. Voi eravate già impegnati sul territorio pochissimi minuti dopo il terremoto del 24 agosto. Ora inizia, lo dicevamo all'inizio del nostro appuntamento, inizierà una seconda fase che comunque vi vedrà impegnati sempre sul territorio, sia nelle zone del Teramano ma anche nelle zone terremotate, perché il volontario di protezione civile lavora sempre 365 giorni all'anno. Sì, 365 giorni all'anno. Non ci sono sabati, domeniche. Noi abbiamo i nostri volontari e ai volontari delle altre associazioni del Teramano, e proprio in queste ore stanno montando due tendopoli, una a Rocca Santa Maria e l'altra in Valle Castellana. Il volontario nelle tendopoli si occupa della logistica, di tutto. Il volontario è quello che pulisce i servizi igienici, è quello che raccoglie i cestini nel campo. Posso fare qualche esempio per far vedere quanta dedizione i volontari mettono nel loro lavoro e come alcune volte sono costretti a eseguire delle attività non proprio piacevoli. Alcuni giovani volontari dell'associazione Cives che hanno fatto il servizio nel campo di Cavezzo, anche quello attivato dalla Regione Abruzzo, dalla colonna mobile della Regione Abruzzo, subito dopo il servizio mi raccontavano di alcuni episodi. C'erano molti cittadini di etnie e di religioni diverse che per motivi religiosi o di costume non facevano utilizzare i bagni alle donne. Le donne facevano i loro bisogni dentro le tende, mettevano il sacchetto fuori e la mattina i volontari della Protezione Civile raccoglievano questi sacchetti che contenevano gli escrementi e andavano a smaltirli. Questa è l'attività del volontario di protezione civile. Quella mattina del 24, come così avvenne quella mattina del 6 aprile, da soli, con uno spirito di abnegazione, il volontario di protezione civile si muove, va sul territorio, aiuta. Noi proprio in questi giorni eravamo impegnati nella lotta ai B, nell'avvistamento. Quest'anno per fortuna non ci sono stati incendi nella provincia di Teramo, ce ne sono stati pochissimi, sia per le condizioni meteo che non sono state favorevoli allo sviluppo degli incendi, ma soprattutto per l'opera di prevenzione, l'opera di avvistamento. I volontari della Protezione Civile, anche con delle limitazioni a due giorni a settimana per motivi economici del bilancio della Regione Abruzzo, svolgono il pattugliamento e l'avvistamento sull'intero territorio provinciale. E proprio questa opera di prevenzione forse è servita a scongiurare il sorgere degli incendi. Grazie ancora a Mauro Dubaldo. Allora vediamo brevissimamente la pagina dello sport del quotidiano La Città, perché oggi prende il via il campionato di Lega Pro. Zauli, dobbiamo essere subito protagonisti. Teramo in campo alle 16.30 al Saleri di Lumezzane. I biancorossi cercano i primi punti. Vediamo brevissimamente dalle pagine del centro, ma in maniera davvero telegrafica, qualche titolo di sport. Pescara, ora la priorità è un difensore centrale, e poi si parla di Di Francesco nella storia, primo abruzzese in Europa. Domani si giocherà, ve lo ricordo, alle 20.45 Sassuolo-Pescara, seconda giornata di campionato. Poi c'è l'omaggio ai vincitori abruzzesi delle medaglie alle Olimpiadi, Paolo Nicolai e Francesco Di Fulvio. Poi il Teramo con Petrella e Sansovini a Lumezzane per l'esordio di campionato. Poi siamo al Messaggero, tre panchine per un record, di fronte domani sera due allenatori pescaresi DOC: Oddo del Pescara, allenatore biancazzurro, Eusebio Di Francesco sulla panchina degli emiliani. E poi Teramo, l'avventura riparte da Lumezzane, l'Aquila, lo stadio Acquasanta, pronto per il campionato. Dunque, con lo sport siamo giunti al termine dell'appuntamento di sabato 27
agosto con Mattino 6. Io ringrazio ancora una volta Mauro Dubaldo, presidente del Civest di Teramo, per essere intervenuto questa mattina nei nostri studi, aver sottratto del tempo prezioso al suo lavoro proprio in queste ore davvero che vi vedono impegnati nelle zone del terremoto. Grazie Dubaldo. Grazie a voi che grazie. Mi avete dato la possibilità di far conoscere quanto è importante l'attività dei volontari di Protezione Civile. Grazie, grazie a voi, grazie a lei e grazie soprattutto per il lavoro che fate quotidianamente in Abruzzo e nelle zone terremotate in questo caso. Siamo giunti al termine, io ringrazio Gianni D'Areo in regia, ringrazio voi come sempre per averci seguito. Il prossimo appuntamento informativo su TV6 come sempre alle 14 per la prima edizione del nostro telegiornale. Grazie e buon proseguimento di giornata.